Pancino Terà! Stasera non verremo respinti! Stasera entreremo nella squadra Bat! Batman, sono il commissario Gordon! Sto arrivando, ma dovrai fermare la rapina da solo! Io non credo proprio! Accettalo, Pivella. Batman non vuole che un'ingenua bambina lo faccia sfigurare. Quindi perché non vai a casa a giocare con il tuo amico di pezza? Barbara, cosa ci fai qui? Papà? Calma, tesoro. Oh, è tutta colpa mia. Non dovrei lavorare in una città così orribile e piena di criminali. Ma papà... Un giorno... Ti porterò via, Barbara. Gotham City non è adatta per una famiglia. Un ulteriore super aiuto. Ecco cos'è successo stamattina in centro, quando finalmente è arrivato un barlume di speranza. E ora tutti si stanno facendo la stessa domanda. Chi è davvero questa Wonder Woman? Barbara, mi stai ascoltando? Sai già dov'è la tua aula, vero? Ah, certo! Oh, andiamo, tortino di zucca. Lo so che è dura cambiare scuola, ma vedrai che ti ambienterai. Papà, mi hai fatto trasferire a metà delle superiori! Io amavo Gotham City! E poi ero ad un passo, un pelo, un soffio dal trovare la mia scuola... il mio gruppo! Il tuo... gruppo? Sì, sai, il mio branco, la mia tribù, la mia cricca! Oh, sì, la tua cerchia, la tua cerchia. La mia squadra. Eccoci a... È tutto a posto qui dentro? Certo, professore! Mi fa piacere. Avevo dimenticato le mie chiavi. Lo sapevo! Ero sicura, sicurissima che tu fossi super! L'ho capito quando hai ammaccato la portiera. Una persona normale non ci sarebbe mai riuscita. E a te, quando sono caduti tutti quegli aggeggi, ho intuito che nascondevi qualcosa. Tu dal nulla avevi il tuo zainetto e io ho pensato, che strano. E poi ho sentito te parlare con quel ragazzo di lanterne e di un anello. Così ho provocato la guerra con il cibo per farci finire tutte qui in posizione. Ma tu non eri affatto prevista, quindi grazie della sorpresa. Comunque, il piano era che avreste continuato a lottare fino ad essere costrette a rivelare di essere super. E in realtà lo sono anch'io! L'unica e sola, Batgirl. Bene, un'altra svitata in costume. Urrà! Finalmente una compagna d'armi! Mai avrei creduto di trovare lo spirito guerriero di un Amazzone proprio qui nel mondo degli uomini. Poiché, vedi, è la mia missione, la mia crociata, il mio destino portare i valori di pace e prosperità delle Amazzoni nel vostro mondo e liberarlo così dal male. Gli dèi mi hanno conferito questo onore e io temevo che avrei sopportato da sola il fardello. Ma adesso, ho una sorella al mio fianco. No! 5 sorelle! No, quando uso i miei poteri finisco nei guai. Ogni singola volta. Non ci sto. Io non combatto con nessuno. Scusa, io sono un artista, non una poliziotta. Io non credo di esserne in grado. Codarde! Io parlo del vostro destino. La grande responsabilità che gli dèi hanno assegnato a me è stata chiaramente assegnata anche a voi. Oh, andiamo, ragazze! Non amate gli eroi, i cattivi, la lotta al crimine, i covi nascosti e le identità segrete? Il problema con le identità segrete è che per rimanere in incognito bisogna sapersi fingere una persona normale. Ok, sentite. Date all'idea di fare squadra una piccola chance. Lei ci insegnerà a fare l'eroina e voi potrete cambiarle il look. D'accordo? Beh, come dire di no un restyling. Ok. Brava, Karen. Mi unisco anch'io, ma soltanto per sostenere la sua coraggiosa scelta. Ok, va bene. Sì, è deciso! Super vita da supereroine! Ecco che arriviamo!